Lo sentite? Il silenzio, lo sentite? Questo potrebbe essere il mio scenario preferito, sia per la fantastica ambientazione, sia per il silenzio. Che bello. Ed è perfetto per parlare di una Deluxe. La vedete a schermo, la Deluxe di Mirage Prime. La Oneiro, se non ricordo male il nome, mi correggerete, mi correggerò io, vedremo insomma. Questo sarà un video molto breve, io faccio vedere semplicemente la Deluxe appena uscita di Mirage Prime, vi faccio vedere un pochettino di colorazioni che ho scelto per lei, vi faccio vedere le animazioni che hanno aggiunto con questa skin e poi tutti a pranzo. Quanto cavolo è bella! Quando si parla di skin, che sia Warframe, Fortnite, Battle Royale, Battlefront, Battle qualcosa, qualunque gioco, si tratta ovviamente di estetiche che possono piacere come non piacere. De gustibus, come si suol dire, no? È unicamente quello, non c'è molto altro. Francamente, mi piace tantissimo la skin di questa Mirage, quella base della Prime, non mi è mai piaciuta, inutile dirvi il contrario perché non è vero, ma questa ha un non so che, boh, non lo so. È un misto tra un jolly delle carte siciliane, la testa quantomeno, e un completo stile cinese, no? Con questo taglio delle gambe così. Non lo so, è bella, a me piace. Però ovviamente, essendo una skin, de gustibus, può piacere come non piacere. Spero vi piaccia, perché boh, io l'adoro, io l'adoro. Vi faccio vedere. Tre colorazioni, sì, io nero, sono bravissimo. Tre colorazioni, questa è quella base, quella che vi arriva con la Deluxe quando l'acquistate, costa 165 platini, by the way, sul market. Questa è la prima colorazione che vi faccio vedere. E questa ovviamente è una delle due pose, l'animazione agile di Mirage Oneiro, poi c'è anche la nobile di Mirage Oneiro, vedremo anche quella ovviamente. Questa è molto carina, mi ricorda tantissimo una posa alla JoJo, guardate che fantastica che è così. Bella, bella, bella. E infine vi faccio vedere l'altra colorazione che poi è quella che io userò principalmente perché, boh, è fantastica così. Mi dice da impazzire. Io ho messo la Siandana di Savagot. Perché, boh, mi sembra comunque che stia abbastanza bene con il resto della schiena. Sta benissimo anche senza niente, eh? Tutte le altre cose cozzano da quello che ho potuto vedere. E alcune, non so se lo sistemeranno, non so se è un problema mio, non lo so. Ma alcune siandane vanno a. Ah, avete visto, no? Vanno a. Esatto, vengono risucchiate dal vestito di. Insomma, volevo mettere anche il mantello, ma anche il mantello, ahimè, fa questo brutto effetto. Quindi, Siandana Vitil, che è quella di Savagot. Ora, prima di lasciarvi, prima di chiudere, ovviamente vi farò vedere le sue abilità nel simulacro per vedere un pochettino come cambiano con questa Deluxe. E poi, come dicevo prima, appunto, tutti a casa. Ma prima di fare questo, vi faccio vedere la nostra Mirage. Eccola qua. Sappiate che, come vi dicevo prima, la Oneiro costa 165 platini e c'è soltanto la Oneiro nel pack. Mi sono detto che effettivamente è bruttarella come cosa. Di solito quando esce una nuova skin fanno sia la skin e basta. Che un pacchetto con, non lo so, delle armi o comunque delle skin per le armi che utilizza quel frame stesso. Così come con
il buon Hydroid hanno messo la skin della sentinella. Effettivamente non capisco perché non l'abbiano fatto, spero che più avanti la aggiungano, perché no? Mentre le due animazioni sono da comprare singolarmente. Anche qua avrebbe dovuto fare un pacchetto con magari le due animazioni e un'arma, due, niente di più. Non lo so perché non l'abbiano fatto. Come dicevo prima, spero che lo facciano magari in futuro. Che dire, in mappa è stupenda. È ancora più bella che sull'Orbiter. Per questo video ovviamente ho pompato al massimo tutti i dettagli grafici del gioco. Questa nebbiolina non penso di averla mai vista, come anche questi riflessi. Ma, ehi, se lo facessi sempre perennemente in game... Oh, c'è anche un'ombra, oh mio Dio! Se lo facessi anche in game, questo appunto, il mio PC penso esploderebbe. Ma male. Quindi facciamo che non lo faccio, quindi ci teniamo il gioco con le grafiche brutte. Questa è la prima abilità. I cloni. Abbastanza tranquilli, in realtà. Ho provato anche con la skin base, non cambia la colorazione dei cloni. Forse perché l'energia era sempre sul violaceo, non ne sono sicuro. La seconda abilità è pressoché identica, ma lì c'era poco da cambiare. Forse la gemma? La gemma mi sembra identica. Terza abilità? Anche questa è uguale, non ho cambiato nulla. È semplicemente un power-up del colore, niente di che. E la quarta? Ok, questa è diversa. La palletta è diversa, però anche qua si nota poco perché... Non è che tu la lanci in mappa e vedi... Oh, guarda, è diversa! È effettivamente complicato. Draghi, questo video termina qui. Era una cosa appunto brevina, unicamente per farvi vedere la nuova skin, niente di che. Volevo farvi vedere subito qualche nuovo contenuto sulla patch 30.0. La maggior parte delle cose le avete già viste, perché voi magari che giocate da console non le avevate ancora, ma noi da PC le abbiamo già giocate più o meno tutte quante quelle cose, quindi... C'è veramente, veramente poco da mostrare di quello. Vi farò vedere ovviamente la mia personale build su Savagot, che, spoiler per il prossimo video, lo sto expando ovviamente. Non vi farò vedere come sto buildando le sue varie abilità, le vedrete chiaramente poi nel suo video. Vedrete anche una build sull'Epitap, la sua arma, che io già adoro, mi piace da impazzire. E nulla, ovviamente ci rivedremo più avanti per il suo video, sperando che non mi costi troppe forme, altrimenti potrebbe ritardare la sua uscita. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare anche un mi piace al video se ovviamente vi piacciono i miei contenuti. Le raccomandi qua sotto, fatemi sapere la vostra opinione in merito a questa skin, se vi piace, non vi piace, se queste colorazioni vi piacciono, le fanno schifo, ditemi un po' voi, cioè la raccomandi è sempre là, quindi... Sentitevi pure liberi di commentare come più volete. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao draghi! E questo inchino sul finale era perfetto. Muah.